Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Vanilla. Era effettivamente un po' di tempo che non passavo alla registrazione, infatti gli ultimi episodi li avete visti probabilmente estratti dalle live. Ma adesso che ho fatto la programmazione cercherò di rispettarla. Per chi non l'avesse ancora vista, la trova su Discord nel canale Programmazione. Per quanto invece riguarda l'episodio di oggi di Minecraft Vanilla, andremo ad iniziare la nostra trading goal con i villager, perché al momento li abbiamo tutti di sotto messi in disordine, ma è arrivato il momento di metterli in ordine. Questa costruzione ci occuperà un po' di episodi, quindi per un po' ci soffermeremo sulla trading goal. Magari ogni tanto ci fermeremo e andremo avanti con la nostra torre del cielo lì in fondo. Per cominciare direi di andare a sistemare questo terreno davanti ai nostri occhi. E dobbiamo un attimino appiattire la montagna per poi andare a costruirci la nostra entrata, che sarà bella grande. E poi ovviamente andremo a terraformare il tutto. Quindi per prima cosa vado a levare tutta la terra. Eccoci qua ragazzuoli. Allora, innanzitutto ho dimenticato di attaccare la webcam prima. Quindi vabbè, amen. Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, faccio un sacco di malanni. E ora sono andato a recuperarmi lo stone cutter perché... perché c'è sempre un perché a queste cose. Dobbiamo andare a provare a fare, diciamo, delle scalette in stone brick. Ho un'immagine di riferimento qui accanto, quindi dobbiamo un attimo anche capire come farla per bene. E poi devo farmi le scalette in legno e mi sono dimenticato. E dato che abbiamo il Dark Oak, volevo appunto provare ad utilizzare proprio il Dark Oak. Ora, il centro al momento non ci interessa particolarmente, perché tanto dobbiamo fare una cosa del genere e poi andare a fare tipo un contorno alla scala con appunto gli stone brick. Oh, buonasera anche a lei. L'unica cosa è che magari mi metto un attimino più in qua, in questo modo, così poi mi rimane spazio dopo. Ora andrei ad utilizzare della stone per farmi come punto d'appoggio, dato che l'ho scavato col piccone con Silk Touch e in questo modo ho già gli stone brick praticamente pronti. Ok, però con le scale mi sembra un attimino un po' too much come altezza, quindi proverei ad andare ad utilizzare magari gli slab di Dark Oak. Però con gli slab andiamo a perdere l'effetto che volevo fare appunto con le scalette, quindi la cosa migliore forse è semplicemente farlo da due e poi fare sempre questo effetto qui. Molto tranquillo. E a questo punto andrei ad utilizzare magari degli stone brick sotto in questo modo. Non penso di poter mettere magari delle scalette in un modo decente. Ma sapete che cioè in realtà è uguale. Quindi no, niente, non cambia assolutamente niente. Direi di andare a posizionare lo stone brick sotto e via. E questa sarà la nostra scala di accesso. Poi sopra giustamente avremo il nostro legno che si andrà ad espandere un attimino ai lati in questo modo. E con un attimo di fantasia vediamo anche come fare il contorno, anche se andrei a optare semplicemente per degli stone brick messi in questo modo. E ora devo trovare di fare il collegamento a questi due. Magari proverei ad utilizzare degli slab, vediamo un attimo come potrebbe venire. Voilà, beh dai, e voilà. Sembra un po' un prolungamento della scala, però comunque c'è questo scalino che non mi dispiace in realtà per ora. Quindi direi di tenerlo così e poi qui andremo appunto a rialzare il muro dove ci sarà appunto il nostro portale con la porta. Lei è venuto a salutarmi, gentilissimo. Ora riprendiamo un attimino il legno di Dark Oak perché dobbiamo andare a farci delle fence per alzare e tante slab in realtà. Direi di fargli altri 4, quindi 1, 2, 3 e 4. Perfetto. E ora vediamo un attimo come fare l'esterno. Magari andrei a chiudere il pilastro dentro a un blocco così. Così non si nota il fatto che appunto è a vuoto. E questo qua poi andiamo a chiuderlo sul muro da entrambe le parti, secondo me. Oppure lo lasciamo un attimo in sospeso perché voglio vedere poi con la chiusura effettivamente del muro cosa riusciamo ad andare a fare. Ora direi di andare a giocare un attimino con i nostri blocchettini, quindi una cosa del genere. Così abbiamo creato anche un effetto di archetto. Ora sul retro direi di in realtà riprendere esattamente questa roba qui, magari lo alziamo dietro ma solo lì e dobbiamo arrivare fino qua in fondo, quindi facciamo una cosa così, così. Questi li possiamo levare che non mi servono più e chiudiamo così anche qua. Vediamo com'è venuto. Allora, vi devo dire, fa un po' strano. Forse mettendo delle scale davanti, dato che abbiamo del posto ancora, potrebbe venire un po' meglio. Magari una cosa così, che poi sopra appunto c'ha il plus. Potrebbe già starci un attimino di più.
Poi qui andiamo ad utilizzare altre fans in questo modo, così da dare un attimo di sostegno al nostro, non so come chiamarlo, portico, diciamo. E qui a sto punto andrei a chiudere in questo modo, molto semplice. Magari diamo sempre lo spessore, però in questo caso in questo modo, anche se qua forse ci andrei a mettere magari una scaletta. Quindi adesso andiamo a farle e le mettiamo. E una e due, perfetto, così non abbiamo neanche questo effetto qua che poi si vede. Qui sempre i nostri stone brick e direi che ci siamo, ragazzi, direi che ci siamo. Andiamo a farci una dormitina veloce e continuiamo. Ora dobbiamo occuparci dei portali a lato. Per i portali a lato andremo ad utilizzare sempre lo stone brick. Tuttavia, prima di andare a utilizzare lo stone brick, voglio un attimo staccare il colore. Quindi per dargli anche un attimo di profondità andrei appunto ad utilizzare il legno in questo modo, così gli diamo profondità. E poi andiamo a metterci magari delle trapdoor di spruce, che sono comunque scure ma hanno una texture un po' migliore rispetto a quella della Dark Oak. Per andare a creare un portale da 3 come finestra, quindi dobbiamo avere i muri a destra e a sinistra, quindi sarà un 5 per, adesso vediamo un attimo. No, facendo dei rapidi calcoli, più o meno il secondo piano dovrebbe iniziare lì e mi sembra un po' troppo alta, a mio parere. Poi non lo so, scrivetemelo magari nei commenti se vi piaceva un po' come prima o come la stiamo per fare. Allora, se lo facciamo da 3 effettivamente è qua, però se noi contiamo questo come centro, quindi verrebbe una cosa così, diciamo, con ovviamente qui il blocco. Oh là, però mi sembra un po' troppo a chiesa, lo vorrei un attimo più circolare sopra. Magari una cosa così, con la stessa roba dall'altra parte. Quindi alla fine dei conti in realtà verrebbe anche bello grande, però mi sa che è un po' troppo grande rispetto all'entrata. Sì, secondo me sì, quindi lo ristringiamo e lo facciamo alto e basta. Quindi avevamo detto 3 più questo qua. Eccoci qua, perfetto. Qua poi andiamo a chiudere, voilà. Ok, quindi verrebbe un entratone, cioè una bella finestrone in realtà. Adesso non so se pozzando una scala qui, una qui e una qui potrebbe magari uscire qualcosa. Potrebbe già starci di più. Comunque gli diamo anche un motivetto per la nostra finestra. E poi in fondo, giustamente, dobbiamo andare a mettere altro legno, così da chiudere poi il nostro edificio in questo modo. Qua ormai che ci siamo, andiamo a posizionare magari delle fence sopra direttamente, così chiudiamo anche il buco che era rimasto. E direi che comunque non sembra malvagia come idea. Forse l'unica cosa è che qua adesso io devo andare a crearmi un altro strato, perché giustamente io adesso ho fatto il legno di uno più dentro, ma uno più dentro significa e comporta giustamente il fatto che poi io all'entrata devo un attimo metterci di più per entrare. Però non è un problema, magari in realtà potremmo continuare con il motivetto qui del nostro portico davanti e poi effettivamente fare la porta. Adesso ragazzi faccio quell'altro a sinistra e poi vediamo come fare il centro. Ok ragazzi, allora ho fatto anche la parte di sinistra e ho sistemato il sopra, come potete vedere. E ora andiamo a fare appunto la parte interna, che ho già più o meno provato a fare, però l'ho levata, così lo facciamo insieme. Allora, stavo pensando a semplicemente innanzitutto dei blocchi di legno in questo modo, così intanto segniamo, diciamo, la porta. Poi, siccome qui dobbiamo assolutamente continuare in qualche modo, stavo pensando che potremmo fare due slabettine così, molto semplici. Una slabettina per fuori in questo modo, con praticamente un blocco, una slab qui e una slab qui. In questo modo, diciamo, il portico comunque continua e poi cala da solo. Dormitina. E ora, per quanto riguarda invece diciamo il legno da posizionare qui dentro, è una bella domanda, perché io non ne ho veramente idea. E qui tanto ho notato che ci servirà probabilmente una scala in questo modo, altrimenti la cosa non verrà fuori. E ora che ho messo le scale, in realtà potremmo creare anche una sorta di portale. Un portale in che senso? Lo spostiamo più avanti di uno, in questo modo possiamo poi andare ad utilizzare le nostre scale come, diciamo, punto di spessore. Quindi andiamo a metterle in questo modo e questo va levato. Poi vediamo un attimo anche come fare il sopra, perché a questo punto l'abbiamo cambiato. Quindi poi qui e qui. Ma il gioco mi si è mangiato una scala?
Si è mangiato una scala al gioco, fantastico. E voilà, perfetto. E a sto punto, qui sopra, andiamo a levare questo e andiamo a posizionare sempre una scala, così da fare un proprio effetto portale completo. La porta poi la andremo a mettere qui davanti, con dietro sul retro possiamo andare a riutilizzare gli stone brick in questo modo, e qui andiamo poi a chiudere anche sempre con loro, così abbiamo il muro completo dietro, che effettivamente è quello che ci serviva, e in più abbiamo anche il nostro portale dietro proprio come lo volevamo. Eccolo qua, secondo me è un bel effetto. Ora facciamoci la nostra porta di Dark Oak, che per chi non lo sapesse è la mia porta preferita. Andiamo a posizionarla in questo modo, con sopra la nostra stone brick. Direi che comunque è un bel effetto, secondo me ci può stare, ci piace. Per una trading goal secondo me è ottimale, anche perché sembra una cosa seria. E qui sopra andrei magari a mettere un item frame con uno smeraldo, perché no? Andiamo subito a prenderlo prima che io mi dimentichi della cosa. Eccolo qua finalmente. Direi che ci sta. Direi che è ottimo. Ora direi di procedere con fare il livello superiore, perché ebbene sì, per avere un'entrata che si rispetti voglio fare anche un livello superiore. Ora ragazzi, direi di procedere creando anche le vetrate superiori alle due vetrate che abbiamo già. E dato che appunto abbiamo creato questo effetto di doppio muro, possiamo andare ad utilizzarlo proprio per fare le nostre vetrate. Voilà. E queste qua le facciamo un attimino più basse. Magari possiamo provare a farle così fino a terra, che secondo me può anche starci come effetto. Quindi avremo un'altezza di 3. Vediamo un attimo da sotto come viene. Forse le alzerei un attimino, ma proprio un pelo. Ok, direi che è già decisamente meglio come cosa. L'unica cosa, piccolezza forse, è che l'effetto quadrato non mi fa impazzire. Quindi andrei ad utilizzare le scale anche qui sopra. Perfetto, decisamente meglio, quindi tra l'altro non è fatto apposta, però la forma ricorda quella di uno smeraldo, il che è molto particolare. Lo facciamo anche dall'altra parte e poi ci occupiamo della vetrata centrale. Eccoli qua, guardate che bellini. Ora, per la vetrata centrale è un attimino più complicato, perché volevo fare un po' effetto chiesa, quindi un po' l'effetto che abbiamo qui, quindi la punta molto alta, in questo modo. Quindi ora la faremo arrivare ad altezza di dove parte l'arco, quindi dove ci sono le scalette in questo momento, e poi dalle scalette inizieremo a salire. Quindi qui abbiamo le scalette, quindi la nostra scala andrà in questo punto qua e via così fino in centro, che dovrebbe essere questo qua, dove andrei a posizionare la scaletta centrale a livello sopra. Ok, finito, vediamo come è venuto il tutto. Ah, così a naso non mi fa impazzire. Forse con il Dark Oak per fare il tetto magari possiamo provare a... Ma quelli? Uno, due, e gli altri saranno lì nascosti. È incredibile come devono venire ogni singolo episodio a rompere. Eccoli, si stanno avvicinando. Mannaggia. Comunque, a parte gli scherzi e le piccole interruzioni, dicevo, proviamo a mettere una bozza del tetto sopra, così vediamo come potrebbe essere con queste altezze. Altrimenti alziamo di un blocco la parte centrale. Bene, recuperato il legnozzo, e ora vediamo un attimo di fare questa bozza del tetto. Allora, qui dovrà sorgere una specie di zona verde, quindi con un giardino, che poi comunque andremo a pensare come fare, perché adesso è tutto un attimo in ipotesi. Poi per arrivare qua non so bene come fare, ma andrei a collegarlo magari con dei pezzi di legno, tipo in questo modo, molto semplice. L'unica cosa è che questi qua tra l'altro devono un attimo uscire, quindi facciamo così. E poi qui dovrebbe iniziare a salire, tra virgolette, quindi beh, proviamo un attimo a salire. O a scendere, dipende dal momento. Ma ormai che ci siamo direi che possiamo guardarlo un attimo. Beh, vi devo dire, forse non è male, eh? Forse aggiungere una scala lì da supporto a quei due pezzi lì, ma per il resto direi che ci siamo. Quindi una qua, così poi vediamo anche l'effetto. E sopra in realtà lo farei proprio chiudere così, piatto. Andiamo un po' come è venuto. Se no lo alziamo e lo facciamo a punta, così almeno differenziamo da quell'altra build. Ma vi devo dire, a me va più che bene, eh. Cioè, direi top, forse non mi fa impazzire il piatto effettivamente, ma cioè le scalette a lato, il piatto ci sta. Direi che comunque
ci va bene così. Non sembra malvagia come cosa, eh? Magari possiamo addirittura metterci i vetri verdi perché è una trading goal e quindi diamo spazio proprio ai villager. E adesso proviamo a chiudere, ma probabilmente questo qua lo alzo un attimo di uno, così viene fuori un attimino meglio. E forse... Tanto ho appena notato che mancano le scale sotto. Comunque, vabbè, forse seguiamo la forma del tetto per quella centrale. Comunque, da vedere, eh. Adesso provo un attimo a fissarlo. Ok, dai, direi che a parte lo zombie lì a destra che è venuto a farci compagnia, direi che così va più che bene. Proviamo ad aggiungere un ultimo dettaglio, ragazzi, e poi per oggi ci possiamo salutare. Ok, ora che ho finito anche i muri di legno da portare verso l'alto, ragazzi, io vi dico che per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo settimana prossima, dove andremo poi a definire un attimino i dettagli della vetrata principale e se riusciamo anche a fare un po' di terraforming dietro. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!